Buongiorno a tutti, come state? Io sto molto bene, oggi è il 9 di maggio e da pochi giorni è possibile fare attività motoria purché si stia nella propria regione e quindi io sono fortunato ad essere piemontese e mi sto dirigendo in Ossola, più precisamente in Val Formazza, perché vorrei andare a scoprire il sentiero che passa attraverso i due paesini di Salecchio. Paesini caratteristici della cultura Valser. È la prima volta che ci vado, è un sentiero non troppo impegnativo. L'ho scelto apposta perché sono da solo e quindi non voglio andarmi a cercare grane. È la prima escursione stagionale, quindi direi che ci sta alla grande. Eccoci arrivati al parcheggio, ho lasciato la macchina qua, in località Passo di Premia, e adesso prendiamo questo sentiero che ci porterà a Salecchio Inferiore e dopodiché a Salecchio Superiore. A Salecchio Superiore ci sarebbe anche il rifugio Zum Gora, dove si può mangiare, guardate che bello. Ovviamente però causa coronavirus è chiuso e quindi mi sono fatto un panino. Cartello da 2 ore e 15 per Salecchio Superiore, quindi escursione assolutamente fattibile. E adesso vediamo un po' com'è e vediamo anche come si mette il tempo e poi decido se continuare con l'anello completo oppure tornare dalla stessa via. Beh, non male come inizio. Io ho un debole per le cascate poi. Una di qua, un'altra di là, là, pieno. È proprio il mio posto. Eccoci arrivati alla galleria. Sono quasi 400 metri da attraversare. Passa proprio dentro questa enorme roccia e esce una bella arietta fresca. Sembra un po' come la galleria di Ponte Casaletto, ma completamente buia. Bellissimo. C'è anche un sentiero esterno, stiamo volendo. Ho visto un cartello. Però fare questa grotta è veramente emozionante. Vedo la luce. Voi non la vedete ancora, ma si intravede. Eccola. Grande galleria, pienamente approvata. Se venite su questo sentiero non fate il sentiero esterno ma fate la galleria con un cellulare, ovviamente una torcia, perché merita tantissimo. Proseguiamo verso Salecchio Inferiore e devo dire anche finalmente il rumore delle ruspe che stanno scavando la montagna alle mie spalle se n'è finalmente andato per lasciare spazio ai rumori della natura. Faccio un bellissimo torrente, si sentono un po' gli uccellini cantare. La prima parte invece, quella tutta tornanti, non mi era piaciuta più di tanto. Ma dopo la galleria si è trasformato tutto. Eccolo, Salecchio Inferiore.
Guarda, ti sta facendo un video che è meglio di una foto. Ma sei bellissimo. Ciao, ciao. Ma ciao. Dammi un bacino, dammi un bacino. Benvenuti a Salecchio Superiore. Veramente un bellissimo paesino. Eh sì, questo è un vecchio mulino. Ma che bello. Che spettacolo! Paesino degli Hobbit! Adesso vediamo se continuare verso l'Alpe Vova, è ancora un 45 minuti, oppure se fermarci qua. Nel tragitto a Salecchio Inferiore ho incontrato anche Federico e Alessia, ci siamo tenuti compagnia per una parte di sentiero, è stato molto bello. E merita veramente tanto, la posizione di questo alpeggio è top. Adesso capisco perché i vallesi nel XIII secolo d.C. hanno deciso di lasciare un po' le valli di svizzere per stabilirsi in Valsesia e a Salecchio, qua in Ossola, in Val Formazza, e instaurare un po' questi villaggi, tutti caratteristici con le case in legno proprio della cultura Wasser. Davvero bello. Adesso però panino, birra e poi si scende o si continua per l'Alpe Vova. Vediamo, ci vediamo dopo. Panino, una birretta, ho salutato Federico e Alessia, lascio alle mie spalle Salecchio Superiore e proseguo verso l'Alpe Vova, che mi hanno detto essere molto bella. Quella, che bello, case francolli dovrebbero essere, proprio sotto il Monte Giove. Prima ho erroneamente detto che sono proprio sotto il Monte Giove, invece questo è il Pizzo Martello, il Monte Giove è lì dietro, svetta proprio una punta in lontananza. Sembra più basso, ma in verità è molto più alto, sono 3.009 metri di altezza, mentre il Pizzo Martello è decisamente meno. Comunque, gran bella vista da qua. Alpe Vova, 30 minuti. Mentre qua dietro dovrebbe esserci l'Alta Val Formazza, quindi il lago Busin e poco più sotto il lago Vannino e il rifugio Margaroni. In quelle zone ci sono stato
più o meno 5 anni fa ho fatto la traversata Devero Formazza da solo, avevo dormito in tenda al Devero e il giorno dopo ho fatto la traversata. Purtroppo era fine giugno se non sbaglio, c'era ancora tanta neve, alla scatta Minoia ho veramente avuto paura, me la sono rischiata un pochino perché non avevo i ramponi e è stato un po' pericoloso. Quando ci ripenso posso dire di essere stato veramente tanto incosciente e sicuramente ho fatto tesoro di quell'esperienza e non lo rifarò più, sicuramente. Mi sono veramente cacato sotto quella volta lì. Poi sono riuscito ad arrivare al vannino scavando nella neve i gradini con gli scarponi e poi sono sceso con la seggiovia a Canza e con l'autostop sono rientrato all'Alpe d'Evero. È stata una gran bella esperienza, ma in quel modo lì me la sono un po' rovinata e non la rifarò più sicuramente. Una bella teleferica, quasi quasi, arriverei giù in paese dritto per dritto. Ragazzi, guardate che posto sono finito. Quanto è bella questa parete di roccia. Se penso che dall'altra parte ci sono i laghi alpini e ghiacciai, viene quasi voglia di arrampicarsi, di scalare e arrivare dall'altra parte. Che spettacolo, poi con queste cascate che scendono. Quella lì è l'Alpe Vova invece, dove sono diretto adesso. Grazie a chi mi ha consigliato questo sentiero di Salecchio. Non mi aspettavo un paesaggio così bello. Finalmente, odore dei pini, ragazzi. Non ve l'ho mai detto, ma io vengo in montagna per assaporare questo odore. Mi piace tantissimo. Ah, wow, qua è proprio profumo di pini a go-go. Dopo Case Francolli ho mancato il bivio per la direttissima per l'Alpe Vova, ma è stato meglio così, perché adesso sono esattamente sotto queste bellissime montagne. Guardate lì che ghiacciai. Adesso praticamente ho preso la jeepabile e arrivo direttamente all'Alpe Vova in pochi minuti e poi scendo direttamente a Chiesa, non arrivo piano perché per oggi va già bene così. Guardate là. Eccoci all'Alpe Vova, la mia ultima meta della giornata. Adesso giro un po' per il paese a curiosare, dopodiché scendo e torno alla macchina. Quest'Alpe è veramente bellissima, guardate, in mezzo a un anfiteatro di rocce, prato bellissimo, verde, fiorito, e davanti all'Alpe altri monti, tutti innevati, oggi un po' nuvoloso, ma quando c'è sole questo posto spacca di bestia. Va bene, spero che questa prima uscita post quarantena vi sia piaciuta, a me è piaciuta davvero tanto, devo dire. Il sentiero per arrivare a Salecchio è tutto in salita ed è abbastanza faticoso, sono un paio d'ore fino a Salecchio Superiore, però poi il paesaggio merita tantissimo e se si decide di continuare fino all'Alpe Vova, vabbè, vedete voi che splendore è questo posto. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale se volete, se non siete ancora iscritti. Ricordo che è gratuito, basta avere un account Gmail e ci si iscrive direttamente da YouTube senza troppi ghirigori, e così mi aiutate un po' a supportare il canale. Vediamo se riesco a farlo crescere un pochino. È più una soddisfazione personale, perché i guadagni su YouTube arrivano quando si hanno migliaia e migliaia di iscritti, non poche centinaia come nel mio caso. Però mi farebbe piacere comunque. E niente, con l'augurio di poter riprendere presto la vita in montagna, nei bivacchi e nei rifugi, vi lascio, vi saluto e ci vediamo alla prossima occasione. Arrivederci.